Ciao amici e bentornati in un nuovo appuntamento di Wine Tasting con il nostro amico Gualtiero. Ciao a tutti, ciao Alex. Eccola qua, un'altra bella puntata dove il cliente zero, il quale mi sono definito, va a scoprire i 20 vini dei giovani vignaioli canavesani. E oggi? Oggi andiamo a Caluso, nella culla ancestrale dell'Erbaluce proprio, e andiamo da una cantina che è storica per l'Erbaluce, che è la cantina di Carlo Gnavi. Nostro rappresentante dell'associazione è Giorgio Gnavi. Noi presentiamo uno dei loro prodotti di punta che è l'oro spumante, si chiama Turbante, quindi anche questo nome è un po' strano, carino, particolare. Erbaluce di Caluso, spumante appunto, metodo classico, brut millesimato. Brut vuol dire che è secco, per capirci. Sì. Millesimato vuol dire che non è una cuva di diverse annate, ma è annata fissa. E qui parliamo di un 2016. Passiamo all'unbottling, no? Facciamo così il classico, poi ne parliamo pian pianino unbottling del vino. Vi ricordo come sempre intanto che il nostro Gualtiero fa l'unbottling. Sotto in bio trovate tutti i link delle cantine che andiamo a presentare, delle aziende agricole che andiamo a presentare in ogni puntata di Wine Tasting. Vi ricordo che saranno 20 puntate, ma poi andremo proprio sul loco a trovare i produttori, a vedere un po' come vengono imbottigliate, insomma a farci un po' di curiosità e soprattutto da cliente zero a scoprire tante belle news sul vino che non ho mai visto in vita mia. Lo so che siete invidiosi perché la parte più bella sta arrivando ed è questa. Allora, passiamo al servizio. Guarda subito una cosa, le bollicine, come si trasforma. Va bene. Un perlage molto particolare questo vino. Quasi da ASMR. Sì, sì, spumantino da ASMR proprio. Visto che una delle ultime volte ho fatto io tutta la presentazione, la lasciamo fare a Gualtiero perché ci tengo molto. In ogni puntata a voi sappiate proprio tutte le caratteristiche dei vini che portiamo sul canale. Benissimo, allora, primo punto, la vista sempre. Come vedi è una colorazione giallo paglierina, sì, però ha questi riflessi, se guardi bene in controluce, dorati, no? Quindi ricordano quindi un vino che è già un po' più avanzato nel tempo, no? Se ti ricordi quel fermo che avevamo assaggiato, che era un'annata più vecchia e aveva dei colori un po' più carichi, ecco, no? Sì. Molto chiari. Al naso, naso a parte, vabbè, fino a di CO2, ma è normale. Sentori tipici di uno spumante metodo classico, quindi la crosta di pane, sente la frutta secca. E poi ci sono però una nota che la senti sempre nell'erbaluce, fiori di acacia, miele d'acacia, profumo un po' più complesso, un po' più dolce al naso, no? E come ti dicevo prima, adesso tornando sempre all'occhio, togliendo un po' di appannatura, vedi che questo perlage lascia presagire che sembra che non ce ne sia, perché è proprio leggero, morbido, no? E adesso sentirai in bocca che invece è proprio avvolgente completamente questo vino. La famosa rotondità. E sì, senti che è avvolgente proprio, ok? È un vino che sì, cioè, poi fresco così è. Cioè, vai giù a bicchieri proprio. Sì. A calici, anzi, no, diciamo le cose come stanno. Andiamo molto a calici. In bocca, pur essendo un brut, non ti dà quella sensazione di secco e basta. Ha qualcosa in più, una marcia in più. Sì. Questa è anche data poi dalla lavorazione finale durante la chiusura, che adesso ne parlerò. Si sente appunto, quindi di nuovo sempre dei ritorni del miele d'acacia, ha una nota agrumata molto percettibile, e limone, quindi cose così, che è tipico poi appunto sempre dell'erbaluce, quello che dicevo, questa sua sapidità, acidità, come dico sempre sull'erbaluce, lo dirò sempre, c'è sempre presente e sarà sempre costante questa cosa. Ed è molto importante infatti, perché gli dà questa freschezza, pur parlando di un 2016, è un metodo classico, quindi ci sta l'affinamento lungo, però la presenza dell'acidità è molto importante. Infatti mi pare facciano anche una versione che faccia 60 mesi, quindi vuol dire che esce dopo 5 anni, ed è una cosa molto importante, ok? È uno spumante che è completo. Sì. Questo qua è sicuramente di livello, ma gli dà
a spanne anche a grandi champagne, a grandi Franciacorta, se vogliamo rimanere in Italia. Certo. Niente da invidiare. Assolutamente, no. Io confermo, molto, è molto buono. Parliamo di dove arriva. Certo. E di come viene fatto. Come dicevo, siamo a Caluso. Ripeto, culla ancestrale dell'erbaluce, sfumante, quindi si ha una vinificazione classica in acciaio del mosto dopo la raccolta, fermentazione, lasciano decantare in acciaio, la primavera successiva alla vendemmia, quindi più o meno questo periodo qua, sì, successivo alla vendemmia appena effettuata, si ha il tiraggio, si chiama, dello sfumante, ovvero l'aggiunta di zucchero e di lieviti per la presa di spuma, la rifermentazione, che poi comincia in vasca, viene poi messo in bottiglia, tappato col tappo corona, quello che trovate anche nelle birre, per capirci, sì, col tappo ad alta pressione fatto apposta. Dentro si ha quindi una sovraelevata produzione di CO2, okay, che essendo chiuso entra all'interno del vino, si amalgama bene all'interno del vino e crea poi la frizzantezza. Una volta che si è creata la bolla, ci va tempo poi di affinamento in modo tale che la bollicina non sia così veloce, che scappa velocemente, no? Invece il tempo permette appunto che la CO2, quindi le bollicine, restino ben addensate all'interno del vino e quindi restino poi anche un bel po' nel bicchiere. Ci sono tanti spumanti che li versi in tempo 30 secondi, un minuto, poi è piatto. Comunque questo ti posso dire, questo è il quinto vino che assaggio, si sente, sì, proprio il canavese, la caratteristica base del canavese si sente. Sono vini molto caratteristici sicuramente. Tornando appunto alla produzione, quindi presa di spuma, affinamento, questo vino fino almeno 30 mesi sugli lieviti si dice. Dopo l'affinamento si ha la sboccatura. Sboccatura significa si toglie il tappo corona dopo il periodo di remuage, si chiama dal francese. Termine tecnico remuage. E praticamente, non so se tutti avete presente, quando ci sono queste pupitre, queste sorte di strutture, sì, ok, in cui le bottiglie vengono infilate a testa in giù e ci si dà il famoso quarto di giro ogni giorno per tot giorni. Questo permette allo lievito e alle fecce dello lievito di compattarsi man mano e portarsi all'interno del tappo. Sì. Quindi durante la sboccatura cosa succede? Andando via il tappo si perde quella parte di lievito che sarebbe un fondo che gli dà torbidità, e poi lo si rabbocca. Questo rabbocco viene utilizzato il vino della stessa annata, quindi appunto essendo per questo è millesimato, e insieme al vino della stessa annata si ha quella che viene chiamata la ricetta segreta, che in termine tecnico è la liqueur d'expédition, e da quel che mi giunge è affatto base di passito, di Caluso. Si sta facendo sempre più interessante, sin dalla prima puntata, questo percorso che facciamo con Gualtiero e tutti gli amici dei giovani vignaioli, perché stiamo scoprendo tante caratteristiche, non solo di gusto, sono fortunato di essere qua, ma anche di come viene preparato dal produttore proprio al consumatore, tutto il viaggio che fa il vino. Esattamente, esattamente. La bella storia di questo vino è tutta qua. Era chiuso in un calice che solo degustandolo si può conoscere, ecco, al meglio. E vi invitiamo come sempre ad andare a visitare, prima di tutto sui social che trovate qua sotto, questa azienda. Come sempre, a te il brindisi. Cin cin e viva il canavese. E viva i giovani vignaioli canavesani.